acceso, oggi ho deciso di fare un video diverso dal solito, me ne andrò passeggiando per casa. Ah, la cam è là, ho sbagliato. Come vedete, maglietta della BC. Allora, volevo fare un vlog oggi per parlarvi di qualche novità, non si vede, è tutto buio. Ok, giriamoci e moonwalk. Rischio ora di dare una botta incredibile, non fa niente, volevo parlarvi di un pochino di novità. Allora, per prima cosa, spero vi stiate divertendo a vedere gli streaming su mlg.tv/power, che è il nuovo canale in cui faccio gli stream. Qui è dove dormo quando, diciamo, quando è fa caldo, perché vi giuro, apro tutto, lì sono tutti i vetri, apro tutto e dormo. Allora, che cosa voglio dirvi? Per tutto spero vi state divertendo, come ho già detto negli streaming. Seconda cosa, volevo dirvi che è un momento morto proprio per Call of Duty in generale. Non so nemmeno io cosa fare su Call of Duty. Ho fatto una serie per esempio sugli spawn, spiegando gli spawn come funzionano in impostazione. Quello che avete visto, se conoscete gli spawn in quel modo, capirete che funzionano allo stesso modo anche negli altri Call of Duty, negli altri giochi come per esempio Black Ops 2, eccetera eccetera, perché come avete visto si spona sempre in diagonale a dove sono i nemici principalmente, o comunque dove ci sono gli spawn più vicini alla postazione. Comunque alziamoci da qua, quindi non so se andrò avanti con quella, diciamo, con quella serie, forse solamente se se avrò tanti mi piace, comunque tante persone metteranno like e saranno interessate a questa cosa. Continuerò, comunque le faccio vedere qualcosa, questi sono i cornetti che mi sono preso per stamattina da mangiare. Allora, oltre a questo, quello che vorrei fare è cercare di capire cosa volete vedere voi fino alla beta di Black Ops 3, comunque poi fino a Black Ops 3. Principalmente io volevo fare Counter Strike, mettermi un pochino sotto con Counter Strike, quindi vedrete molte stream di quel gioco, passare un po' di tempo su quel gioco per portarvi un pochino di diciamo di partite ranked, che è la cosa principalmente che mi piace far vedere. Tanto torniamo in camera, non capisco perché ho ancora la luce accesa in camera. Oh yeah baby, luce rossa. Comunque, a parte gli scherzi, voglio fare proprio Ranked su Counter Strike, perché secondo me è un gioco molto divertente e bello da vedere, specialmente se giocato con persone simpatiche. L'unica cosa è che non conosco tante persone che conoscono il gioco, comunque quelli che giocano hanno gli account che sono troppo rankati per giocare con me Ranked, quindi questo è un problema. Sarebbe bello avere 3-4 persone, pure 5 comunque, ad essere tutti, e poter giocare assieme in modo che mentre gioco voi possiate sentire i commenti, quello che mi chiedono, cioè quello che mi chiedono, le domande che mi fanno, le domande che faccio io a loro, quello che mi spiegano che devo fare, le tattiche eccetera eccetera, perché Counter Strike è veramente un bel gioco. Questa luce rossa mi sta dando il mal di testa, quindi la cambiamo. No, arancione no, viola yes. Ma è blu, ma no, ho sbagliato colore, ragazzi scusatemi, sono un pochino babbo su queste cose. Vabbè, la mettiamo di questo verde acqua che è molto sexy. Allora, oltre a questo, volevo portare Counter Strike per questo video, quindi mi piacerebbe avere un gruppo di persone con cui poter giocare. Maglietta della BC, guardate. Svario sempre, cioè, mentre parlo cambio sempre tema di cui sto parlando. Vabbè, non importa. Comunque, oltre a questo, la cosa che mi interessava fare oltre a Counter Strike era ritornare magari su Black Ops 2, dato che vedo che più che altro su Advanced Warfare quello che sto facendo sembra che non vi piaccia. Ho fatto qualche DNA, sto cercando di rifare classi overpower, ma non sembra che vi stia gustando molto questa cosa, quindi penso di passare a, non lo so, a fare qualcosa su Black Ops 2 come una Road to Grandmaster, che giocata sia da solo, giocata con amici, giocata anche con voi subs e fan, che potrebbe essere una cosa molto divertente da fare. Allo stesso modo, fare qualche stream magari di Advanced Warfare, però non di Lega, perché Lega secondo me è inutile su Advanced Warfare, la gente quitta in continuazione, come posso dire, non è solo che quitta, usa armi strane, super buggate, non mi va di giocare Lega in quel modo, sinceramente non è divertente secondo me. Oltre a questo, io pensavo di fare anche qualcosa magari, sempre in Advanced Warfare, qualche scrim con qualche team, magari giocando come pick up, così se vi può interessare, in modo che potrete vedere come mi rapporto con gli altri giocatori eccetera eccetera. L'unico problema che ho io quando gioco competitive è che mi incazzo veramente tanto quando dopo 9 mesi, perché sono passati 9 mesi dall'uscita di Advanced Warfare, ci sono persone che ancora non conoscono il gioco.
Sono passati 9 mesi. Se fai LAN, se nerdi, fai tornei, non puoi non conoscere le basi del gioco. Posso capire gli spawn per magari quelli che sono i meno esperti, ma cavolo, come fai a non conoscere cosa deve fare magari una R, cosa deve fare magari un SMG in quella situazione? Questo vuol dire proprio che noi italiani abbiamo questa cosa, non cerchiamo di imparare da soli. No, questa è una cosa veramente brutta, ma cerchiamo di copiare. Copiare è sbagliato, bisogna trovare il proprio playstyle, bisogna cercare di imparare da soli. Bisogna dire perché sto perdendo. Sto perdendo perché sbagliamo questa cosa. Ok, la quarta hill la perdiamo sempre. Perché la perdiamo sempre? Cosa succede? Lavorare su piccole cose e poi cambiarle, perché se non si cambiano mai le cose, non si migliorerà mai. Io sono sempre stato una di quelle persone che quando bisognava comunque fare tattiche, cercare di cambiare le cose, ha sempre promosso questa cosa, cioè andiamo in privata, vediamoci le cose, poi andiamo a fare una scrim e vediamo come funzionano. Se vanno meglio, facciamo quelle, se no si rivedono un'altra volta. E questa è una brutta cosa, perché molte volte le persone nemmeno lo fanno queste cose, si credono tutti di essere Gesù Cristo, che non hanno bisogno di questo, loro guardano gli stream di Scampi. E allora, bravo, guardi gli stream di Scampi, ma pensi di sapere come funziona il gioco? Pensi che guardando Formal, Crimsix, vuol dire che tu puoi imparare il gioco? Non serve solo guardare. Guardare, ok, ti può dare un'idea, ti fai, ah, ma quello ha fatto quella cosa per quel determinato motivo, in modo che così gli ha cambiato lo spawn, e bla 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 bla. Ok, certo, poi una cosa lo vai a provare in game, ma una cosa lo vai a provare contro Ciccio Pasticcio, una cosa lo vai a provare contro, che ne so, il team Epsilon. Quindi, ragazzi, quello che vi dico io è: non dovete pensare solamente a che ne so, prendete, giocate e basta. No, c'è anche la parte tattica nel competitive che deve essere affrontata. Non esiste giocare, ah no, tu fai quello, tu metti più pressione nella heal con l'SMG. No, non funziona così, COD. No. COD non funziona così, è molto più tattico di quello che pensate. Advanced Warfare non è come Black Ops 2, non è molto tattico, sono l'uomo nero. Però ugualmente è un ottimo gioco. Non è, non fa proprio, non è proprio il massimo dei Call of Duty, però è molto bello. L'unica cosa che vi posso dire è: cercate di focalizzarvi su come allenarvi. Cioè, l'allenamento è: andiamo in privata e vediamo cosa fare per quella determinata heal che perdiamo sempre. Lo start non funziona, lo perdiamo 6 volte su 10. Bene, è troppo. Cosa facciamo? Ce lo rivediamo, lo cambiamo, eccetera, eccetera. Poi un'altra cosa: bisogna sempre adattarsi al team avversario. Non esiste proseguire con la propria strategia. Se voi vedete come giocano i team americani, magari una volta su Detroit sono 4 SMG in una determinata situazione, in un'altra magari sono 3 SMG una R. Questo perché varia in base al team avversario e di come sta andando la partita. E molta gente non riesce a capire questa cosa. In Italia ormai si è persa questa cosa di allenarsi, eh. Prendi, giochiamo, 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 giochiamo. Quindi quello che vi voglio dire io è: cercate di allenarvi. Oltre a questo, voglio parlare di alcune novità e ci vediamo sulla beta di Black Ops 3 con dei video che farò assieme a Red Bull. Questi video saranno incentrati proprio su come approcciarsi a Black Ops 3, come allenarsi. Alcune cose di questi video le avrete già viste nei vecchi Power Personal Trainer, ritorneranno ovviamente modificate. Ci saranno degli ospiti speciali che mi aiuteranno per alcuni episodi un pochino particolari. E niente, quindi spero vi piaccia questa, diciamo, news per Black Ops 3, in cui vi preparerò attraverso Black Ops 3 e poi qualche forse piccolo video su Black Ops 2. Oltre a questo, però, voglio anche dirvi qualche novità. Lunedì barra martedì avrete una grande novità di un ingaggio da parte mia, da parte di una società italiana. Quindi Power sta ritornando in gara. Non ho un team ancora al momento, come sapete, quindi preferisco stare così. Non po', quindi state attenti, perché verso lunedì, martedì vedrete una grandissima news riguardante il Power. Spero vi piaccia, non posso darvi altre informazioni, sono qui per creare hype, così vi piace. E, oltre a questo, cos'altro posso dirvi veramente interessante? Beh, ci vediamo ovviamente durante la beta di Black Ops 3, che è il 19 agosto. In questo caso, quando ci vedremo sulla beta, farò anche delle puntate con voi subs, e specialmente chi guarda lo streaming, perché ovviamente avete la precedenza. Quindi, invece, sarò sia su PS4 che su One. Voglio provare a cercare due codici, uno per PS4 e uno su One, in modo da giocare con entrambe le persone, dato che le beta hanno le date diverse, una dal 19 al 24 e poi dal 24 a non so quando. Oltre a questo, ci vediamo comunque tra questa sera, no, diciamo pomeriggio, in streaming. Giocherò con qualche team di One per fare forse qualche torneo, almeno per cambiare un pochino le cose.
Sono arrivato alla fine di questo vlog molto strano, che è il vlog camminando e moonwalkando, perché a volte sono andato anche in retromarcia. Io vi saluto, bitches, let's go!